Sono stati resi noti i risultati positivi di uno studio clinico di fase 3 in aperto che sta valutando su un'ampia casistica l'antivirale Remdesivir in pazienti gravemente malati ospedalizzati per Covid-19. Ne abbiamo parlato con il professor Massimo Galli, che con il suo team ha preso parte allo studio, che ricordiamo è ancora in corso, e abbiamo cercato di capire con lui l'importanza di questi risultati. L'intervista è stata registrata prima che fossero noti, i risultati del raggiungimento dell'obiettivo primario di un altro studio importante su questa molecola, che è lo studio condotto dall'NIH. Professor Galli, questi risultati che arrivano sembrano accendere una speranza, perché cosa ci dicono? Questi dati ci danno finalmente un'indicazione perlomeno sul come e in parte anche sul quando trattare con questo farmaco, che come farmaco d'azione antivirale diretta è probabilmente l'unico rimasto in campo tra i possibili candidati per una terapia del Covid dal punto di vista dell'attacco al virus. Dalla diretta aggressione farmacologica al virus. Tutto il resto delle cose che abbiamo da questo punto di vista ci hanno lasciati in realtà in una situazione di non soddisfazione, non evidenza di dati, evidenza magari di tossicità e poco altro, voglio dire. Quindi questo che arriva oggi, tra l'altro dallo studio a cui abbiamo direttamente partecipato come ospedale Sacco e ne sono particolarmente contento, un passo in avanti ce lo fa fare, non so quanto decisivo, però certamente non irrilevante. Ci dice sommariamente questi dati, insomma, che risultati sono, ecco, e su che Il pazienti? risultato è soprattutto quello del confronto tra due regimi, un regime della durata di 5 giorni e l'altro di 10 giorni di terapia. Indicano che il 5 giorni di terapia funziona quanto il 10 giorni di terapia, che al limite, anche se gli effetti collaterali direttamente attribuibili sono veramente modesti, va anche meglio dal punto di vista degli effetti collaterali stessi, che è possibile da quello che si può desumere dai risultati, appunto, che con entrambi i regimi, anche in particolare con quello a 5 giorni, rispetto a quelli che sono gli endpoint dello studio, puoi avere delle indicazioni favorevoli. L'endpoint dello studio erano definiti da un miglioramento clinico, lo studio è definito simple proprio perché è semplice, voglio dire, no? È uno Certo. studio che era portato a cercare di dare il massimo delle informazioni in una situazione come quella riguardante questa malattia, che nel momento in cui lo studio è stato varato, concepito e varato era di particolare drammaticità. E appunto attraverso questo qualche indicazione cominciamo ad averla sulla possibilità che questo farmaco possa avere un ruolo non trascurabile. Ci sarà da capire ancora molto, c'è l'altro studio in parallelo che viene condotto sempre come studio promosso dalla casa farmaceutica produttrice del farmaco Sì. e c'è lo studio del NIH che è uno studio controllato che darà anche lì delle indicazioni, delle informazioni. In mano nostra il farmaco utilizzato come farmaco compassionevole nelle fasi più avanzate di malattia, quindi al di fuori di questi protocolli, non aveva dato risultati decisivi, ha comunque era anche gravato da un numero importante di casi purtroppo che non hanno avuto buon esito, come per, in realtà per, in generale per questa malattia e per i tipo di pazienti che sono stati ricoverati negli ospedali, a sottolineare che verosimilmente è importante dove collocare, o
perché avere un antivirale efficace è importante capire dove collocarlo. Nello specifico è verosimile che questa malattia abbia tre fasi, come prima di lei l'aveva avuta la SARS, magari meno definite e scandite temporalmente, ma comunque tre fasi: un'iniziale fase di invasione virale, in cui il virus replica attivamente e conquista, prende posizioni in organi ed apparati, sì. Una seconda fase di risposta immune che può essere più o meno efficace, più o meno deregolata, e che può diventare di conseguenza anche malattia essa stessa, parte della patogenesi dei quadri più gravi, dei quadri a carico degli organi, e la terza fase è quella della distruzione del polmone, quella della grande invasione a livello polmonare, quella dei fenomeni di tipo trombofilico caratterizzano le fasi della malattia nei pazienti in cui l'andamento è un andamento più negativo. Sì. Un antivirale effettivamente efficace, chiedo scusa del bisticcio di parole, ma che funzioni, verosimilmente se funziona deve funzionare in fasi precoci o relativamente precoci, passate le quali l'attaccare direttamente il virus probabilmente, come succede anche per il virus dell'influenza e per i farmaci contro il virus dell'influenza, potrebbe servire a poco. Però queste sono ancora ipotesi da definire e da comprovare. Comunque la via è aperta. Quello che speravamo di cominciare a capire da questi studi si va delineando. Quindi, tirando le somme, professore, qual è il suo commento riferito proprio a questi dati? Attenzione sulla possibilità che questo approccio che utilizza un analogo nucleosidico, un analogo adenosinico, cioè qualcosa che si inserisce nel contesto, che si ipotizza si possa inserire nel contesto della replicazione virale, dando un segnale di fine catena, cioè bloccando la replicazione dell'RNA virale, ecco, questa cosa potrebbe darci un segnale che nella direzione che possa funzionare davvero e che ed apre la strada alla possibilità di ulteriori aggiustamenti del tiro e ulteriori aggiustamenti degli obiettivi terapeutici. Thank you.